Cari amici, buongiorno. Scusate questa estemporanea, però io, come dire, sono uno di quelli che deve vedere il miracolo per credere al santo e a volte anche dopo aver visto il miracolo mi viene qualche dubbio, per cui oggi sono venuto qui alla Corte dei Monaci. Lo state vedendo alle mie spalle e praticamente, siccome l'aria è stata bonificata, io addirittura, come dire, ho messo anche un mi piace, ho pubblicato anche la fotografia sul mio profilo, ritenevo giusto che, voglio dire, complimentarmi con l'amministrazione. Però vi volevo fare vedere qual è il loro concetto di bonifica, perché se questo è il loro concetto di bonifica, io sono Brad Pitt. Come avete visto, la monnezza è sparpagliata in ogni dove. Hanno tolto quell'ammasso lì per metterci in qualche modo un tappo in bocca e farla passare per bonifica fatta. Ma qua è un disastro. Avete visto le falde acquifere piene di spazzatura, monnezza sparpagliata in ogni dove, anche la stessa zona dove hanno raccolto quei rifiuti, e presto ritornerà ad essere peggio di prima, perché è ancora sporca, continua ad essere piena di rifiuti. Voglio dire, hanno fatto gettare una mezza botta, per come si suol dire, si dice in questi casi. La cosa grave sono le falde acquifere. Come avete visto dalle immagini, le falde acquifere sono piene, piene, piene di spazzatura ed è lì che bisogna andare. Però quello che mi fa più impressione è che un'amministrazione seria che bonifica una zona mette quantomeno un cartello, con scritto divieto di scarica, e poi vorremmo anche chiedere tanto, mette una videotrappola per insaponarsi tutti i vastasuna che continuano a conferire in questa zona. Comunque, era giusto che vi facessi vedere l'ennesima supercazzola, perché di supercazzola si tratta, non ci sono, come dire, altre definizioni. Chiamare una bonifica, come dire, bonifica il nulla, mi sembra eccessivo.